Buongiorno, professore di caccia nazione. Che resta della parte d'esordio e come il proprio presente invece la parte dell'esordio in casa? Grazie. Allora, le partite, dopo averle cercate e analizzate, si mettono in attivo, si prepara, si cancellano sia che si è vinto sia che si è perso, questo è il principio, che non si può guardare la partita prossima con gli occhi di quella già giocata. Si è giocata, si è analizzata, si è persa, però finisce lì, ci si concentra per il nuovo appuntamento che il calendario propone. Mister, buongiorno, abbiamo finito di Corriere dell'Umbria. E di qualche ora insomma la notizia della prima venuta di Mister, insomma le chiedo un suo commento su queste due operazioni, che tipo di apporto possa andare e rispondere a quello che si aspetta adesso. Sono due giocatori importanti che ho condiviso la scelta con la società, intanto il periodo che era un obiettivo già all'inizio, ma adesso proprio c'è un giocatore che dà fisicità sul mio campo, che dà corsa e gioco aereo. Strizzo è un attaccante che attacca la profondità, condizione sine qua non per quello che riguarda il mio modo di concepire il mio gioco, soprattutto la qualità di questi attaccanti. Quindi sono soddisfatto di questa scelta che ci dobbiamo lavorare. Mister, buongiorno. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo, Web Radio. Archiviata la partita di Palermo, chiaramente bisogna adesso concentrarsi sulla partita domani sera contro il Parma. Sicuramente una squadra dalle caratteristiche diverse rispetto al Palermo, una squadra molto più qualitativa, sì, con giocatori e anche giocatori di alta qualità. Ecco, come si appresta a confrontarsi con questa squadra, con questa gara, e poi voglio sapere anche se vedremo giocatori appena menzionati dal collega in campo e come l'ha trovato soprattutto durante la settimana a livello anche fisico. Allora, a prescindere dallo stadio, ci si appresta con il giro che noi dobbiamo pensare a crescere noi come squadra sotto tutti i punti di vista, che sono quello della condizione fisica, quello aspetto tattico e anche dell'atteggiamento, perché l'atteggiamento quando, come posso dire, arrivano giocatori a cambiare di corso, perlomeno in questo momento qui, chiaro che qualcosa manca, qualcosa ci si deve lavorare. E quindi ecco, però a prescindere dal nostro pensare duro, noi rispettiamo al massimo, sappiamo che Palma è una delle corazzate di questo campionato, però noi dobbiamo iniziare a noi stessi, non mi piace andare troppo dietro di avversari, mi piace che noi cresciamo come squadra, come modo di interpretare le partite, a prescindere che abbiamo di fronte, perché su noi possiamo lavorare, sugli altri no. Quindi massimo rispetto per avversari, ma nessun timore di iniziare, questo si è detto con l'inciso. Quello che mi preme dire è che noi, secondo me, siamo cresciuti questa settimana, che il tempo gioca a vantaggio della nostra condizione, del nostro modo di stare in campo, eccetera. Luperini e Strizzolo, come li ho trovati? Fare un allenamento di finitura e dare un giudizio, secondo me, si rischia di essere presuntuosi, o si rischia di sbagliare, se vogliamo. Li ho trovati, per quello che hanno fatto vedere in questi allenamenti, allenati. È chiaro che non sono test, allenamenti di quelli fortemente indicativi per poter dire sono giocatori che ne sono da 90 minuti, da ritmo alto, questo sinceramente devo aspettare che sia la partita a dirmelo. Grazie. Sì, pronti. Chiaro, con un margine, Strizzolo si è allenato, ha fatto tutto, ha fatto anche qualche partita. Luperini aveva cominciato la preparazione un po' di un periodo di fermo per la mano di prossima, dopo una settimana che si è allenato. Quindi, 15 giorni di Salena, a livello di allenamento ce l'hanno tutti e due, è chiaro che anche loro hanno gestito il ritmo gara, però quello solo giocando lo prendono, come altri ragazzi che abbiamo noi rosa e in squadra, perché non è che il ritmo sia ancora ottimale per tutti. Il secondo giorno, ancora due sì. Del messaggero. Sì. Una domanda tecnica pratica, tornando alle partite precedenti, anche se sicuramente non è stato giocato, però c'è una criticità che emerge tanto in Coppa Italia quanto nella prima del campionato, cioè le ripartenze subite in inferiorità numerica, soprattutto con i due centrali che sono andati in difficoltà.
è una situazione dove ha lavorato, perché ha notato già più di un'occasione, si è fatto trovare scoperto centralmente, soprattutto nella fase passiva. Grazie. Allora, se vogliamo parlare, io non ci ho parlato quindi della partita, ho detto che noi ci ritorno per correttezza sì, di no, questa. Sì, questo è un po' di problematica. Abbiamo preso, come penso, su un braccio angolo per noi, quindi non si tratta di inferiorità numerica, si tratta che magari abbiamo subito una persona che è stata più svegliata di prima di partire. Poi è chiaro che nell'economia noi eravamo posizionati con due giocatori di millenare come nella corretta, però ci siamo fatti anticipare. Poi loro sono partiti e è chiaro che hanno creato questa situazione di gioco a campo aperto che ne hanno dato un vantaggio. A Cagliari, se vogliamo, non era proprio uguale. Cagliari era un numero di partenza, assoluto uno per noi. Ma non solo sui gol, ma anche in altre situazioni. Ma sono su quale attire. E da una parte da fastidio, perché comunque bisogna essere più attenti, perché sono errori di valutazione, perché quando si attacca bisogna arrivarsi a difendere. Abbiamo perso questa ingenuità e abbiamo comunque cercato di rimare e di colmare. Dall'altra però io guardo anche il bicchiere come mezzo pieno, perché se l'avversario non ci tira mai in porta, non dire che quando giochiamo siamo messi bene. Poi certo la valentina fa parte del gioco anche quella, però non è che abbiamo subito i gol perché ci hanno messo sotto, ci hanno ammazzato, noi abbiamo subito i gol perché stavamo tutti avanti noi. È vero che siamo stati ingenui, superficiali, tanto vero, però se l'avversario su azioni c'era, non ci ha creato pericoli, e bene o male un qualcosa positivo l'abbiamo dimostrato. La parte d'attacco per la prima volta secondo te è completa. Giocatori tutti diversi tra loro, con caratteristiche diverse. È un comune denominatore, ma in profondità. Sì, se no. Vabbè, non è. No, non c'è. Esatto. In base a cosa fate le scelte? Perché comunque le scelte sono difficili. Saranno difficili, ma non è che fa la battuta, non lo faccio. Le scelte, allora, intanto alcuni giocatori sono appena rientrati, uno rientrerà domani convocato, ma anche se è un mese che comunque ha fatto un lavoro di recupero. Non confondiamo il recupero, come posso dire, fisico dalla condizione atletica, perché essere guarito è un conto, essere allenato è un altro. Quindi chi è guarito deve subire un processo di, come posso dire, di entrare in condizioni, che anche lui lo acquisirà. Quando un giocatore sta fermo in precampionato e recupera fisicamente, poi purtroppo il minutaggio o il suo, come posso dire, apprendistato, diciamo così, lo deve fare in precampionato. Campionato chiede che non siete più preoccupati, perché sai che non ti giochi i punti, però purtroppo ormai così ne prendiamo atto. Cioè, voglio dire che abbiamo una squadra adesso davanti, siamo completi, non tutti stavano al 100% in grado di potersi giocare, capito, no? Sì, quindi sì, quel frazionato piano piano ci arriveremo, cerchiamo di arrivarci il prima possibile, ma ci vorrà un po' di tempo ancora. Mister, domani sarà la prima in casa in questo nuovo stagione, e quanta voglia c'è di regalare una bella serata? Che clima si aspetta per noi? A voi ne tanta, perché io l'ho detto, abbiamo entusiasmo, non abbiamo voglia, siamo carichi al punto giusto. Però ecco, poi se aspetto un po' di una partita è difficile descriverlo prima, perché non sono loro. È un sentimento che si coltiva al momento, no? Cioè, dire prima che tipo di emozione proveremo, secondo me non è possibile farlo, perché l'ho detto, l'emozione è un sentimento che si coltiva al momento, non è difficile scriverlo. L'ultima domanda. Sì, allora, vorrei tornare un pochino sul discorso un po' delle situazioni disciplinari. Cioè, questo dopo, giustamente, no? Che fa il Perugia, aggressivo sul giocatore, no? Però talvolta porta, visto che non era più a Palermo, una situazione disciplinare insomma abbastanza pesante. Tant'è vero che poi io giocavo gran parte della partita in 10 uomini, la prova più fa, diciamo, aspetti, però
lì non c'è una disciplina, perché lì c'è non fare l'ultimo no, uomo. No, però io parlo anche degli ammigranti. Allora, sono due cose diverse, no, perché non è che noi abbiamo preso una espulsione per un gioco falloso. No, però no, però non voglio... È facile rischiare le cose, sappiamo. No, infatti dicevo, nel corso però della partita abbiamo assistito anche a situazioni disciplinari pesanti perché poi influiscono, diciamo, sull'andamento. Ma influiscono se uno ha i gambe, le 5 gambe a disposizione, secondo me non influiscono. Perché avere 5 gambe a disposizione si viene mezza squadra di movimento, si può cambiare. E, cioè, è un vantaggio quello che vuol dire. Primo, perché noi dobbiamo tenere sempre il ritmo alto, possiamo mettere in maniera organico, fresco, è chiaro che poi non è che dice adesso facciamo un miliardo l'uno, invece bisogna anche leggere la partita, aspettare il momento opportuno. A volte hanno magari pazientato che spostare qualche situazione che si presenta, non so, il colpo subito a qualcuno, insomma, ecco, quelle cose lì. E poi meglio sempre lasciarsi cose in mano a sostituzione in un finale, perché sennò si rischia di venire in 10. Però è un vantaggio, per me è un vantaggio. Io avrei avuto un'opportunità, nel senso che la vera possibilità di cambiare 5 giocatori mi dà, come posso dire, l'opzione di partire forte e di poter finire forte, se mi spiego. Noi dobbiamo giocare a manetta, dobbiamo andare forte. Poi abbiamo una fortuna, secondo me, perché per noi che facciamo questo calcio dispendioso è una fortuna, bisogna andare mezza squadra in movimento, quindi il ritmo grande deve essere un'esercizio importante da sfruttare per noi anche attraverso il ciclo sostituzione. Poi se vuole questa posizione senza ordine. Per non essere polemico e poter disquisire sono munizioni combinate, però posso stare. Mister, una parola sul Parma velocissima, c'è l'inglese che lei conosce bene. Non lo so, la poi non ci sono, non c'è il bandiero, c'è ogni squadra dove vado, no? Di ragazzi allenato, quindi. Che squadra ci dobbiamo aspettare questa mattina? Una squadra forte, ci sono tutti. Proprio no, sì, è una squadra che palleggia bene, ha qualità, soprattutto davanti, i giocatori che possano cambiare anche, sono pericolosi sul rallentire, sanno cambiare, insomma, una squadra che è completa, una squadra che me lo scopro certo io, però mi fermo più perché non voglio essere troppo veloce nei nostri avversari, perché sembra che poi andiamo in sudditanza domani, con la partita a Perugia. E per lui se ne auguro domani di cominciare a vedere quello che deve fare in campo. Grazie. Grazie a voi.